Dopo l'ordinanza del sindaco di Enna Maurizio Di Pietro, che aveva chiuso tutte le scuole di ogni ordine e grado per 2 settimane, da lunedì 15 marzo le scuole torneranno alla didattica in presenza. A Troina arriva il Nordic Walking, una rete di percorsi urbani ed extraurbani tracciati e numerati e la nascita di una scuola di formazione per istruttori, con la sinergia delle federazioni e delle associazioni sportive e agonistiche provinciali e locali. Questa, spiega l'assessore allo sport Stefano Gambirone, è la prima tappa di Troina Obiettivo Sport e Salute, il progetto del comune di Troina volto alla diffusione della pratica della camminata nordica nel territorio, quale attività sportiva dal risvolto altamente salutare. L'obiettivo è quello di arrivare a costituire un punto di riferimento regionale per la pratica e la formazione del Nordic Walking, che si inserisce appieno nel più ampio quadro di valorizzazione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio. La pratica del Nordic Walking, sempre più diffusa in tutto il mondo, assume un ruolo fondamentale nel combattere patologie molto diffuse come quelle metaboliche, cardiovascolari e neurologiche. La raccolta differenziata nella città di Enna non prevede per stasera alcun conferimento. La raccolta riprenderà domani sera con il conferimento dell'umido e del metallo. Le utenze domestiche sono dunque invitate domenica a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista lunedì mattina la raccolta dell'umido e del metallo, lunedì pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it e i nostri canali social. Per contattare la redazione scrivete a redazione@ennatv.com.